Cioè, il pallone per pedalare, se stanno, stanno partiti. Chiefs Storm Eagle si porta con decisione al comando davanti a Calitist. Seguono in terza posizione Badoiser e Demeteor a precedere New Jersey Day, quindi Free Track. Ancora Martora, Holly Ballett e gli altri. Decisa l'andatura da parte di Chiefs Storm Eagle, che ora, poco prima dell'imbocco della curva, figura in vantaggio di circa 3 lunghezze nei confronti di Calitist. In terza posizione Demeteor, seguono poi New Jersey Day, Badoiser, Free Track, Holly Ballett, Martora, quindi Mujeido, Caffeina e Credito d'Imposta. Cavalli lungo la curva, ben sfilacciati dall'andatura imposta da Chiefs Storm Eagle, che ora viene avvicinato all'esterno da Demeteor. In terza posizione si mantiene Calitist, a qualche lunghezza New Jersey Day davanti a Badoiser, poi il resto del gruppo. Siamo in retta di arrivo con all'interno Chiefs Storm Eagle, a centro pista Demeteor, tra i due Calitist, più indietro New Jersey Day, Badoiser, Martora, Holly Ballett, Free Track e Mujahid of Caffeina. Siamo a 500 dal palo. Chiefs Storm Eagle ancora in vantaggio lungo la corda, al suo inseguimento si profila Demeteor in leggera difficoltà, superato all'esterno da Holly Ballett, che sta scattando all'esterno, poi New Jersey Day e Badoiser per linee interne, poi ancora Martora. Chiefs Storm Eagle subisce l'attacco di Holly Ballett a centropista, sta passando Holly Ballett nei confronti di Badoiser, New Jersey Day e Chiefs Storm Eagle sul palo, Holly Ballett si impone davanti a Badoiser, Chiefs Storm Eagle, New Jersey Day e Demeteor. Rivediamo ancora il finale, il numero 6 Antonio Freisu in sella. Colpire, torna a colpire, ma del resto avevate sentito l'intervista a Daniele. Al secondo posto Badoiser, numero 7, precede il 2 di Chiefs Storm Eagle, quindi il 4 di New Jersey Day, quindi arrivo probabile ufficioso della quinta corsa di Agnano. Primo il numero 6 Holly Ballett, secondo il numero 7 Badoiser, terzo il numero 2 Storm Eagle.